Grazie a te, anche stasera siamo insieme e gloria sia resa a Dio. Gloria sia resa a Dio, veramente, perché un poco alla volta, quando abbiamo fame, un pezzettino alla volta, piano piano, il Signore ci costruisce, ci fa comprendere un pezzo qui, un pezzo lì. Arrivano dei pensieri dalla parola del Signore, arrivano dei pensieri quando la leggiamo, arrivano dei pensieri quando l'ascoltiamo ascoltiamo, lo Spirito Santo ci raggiunge. E piano piano ci forma, piano piano, come abbiamo letto stamattina, come il lievito penetra piano piano, come il seme del granel di senape, piano piano, piano piano, piano piano. Il granel di senape abbiamo detto che faceva la pianta e cresceva, ma c'è anche un'altra parte che, se poi abbiamo fede, quando un granel di senape: si sviluppa perché lo spirito santo alimenta la fede sai che la fede è un dono dello spirito santo c'è una porzione di fede che noi l'abbiamo perché crediamo crediamo tante cose tutti i giorni è un pezzettino ma per la fede salvifica c'è bisogno dell'intervento dello spirito santo perché è un prodotto spirituale prodotto del cielo non è di questo mondo non è terreno è qualcosa di sopra e noi dobbiamo proprio permettere allo Spirito Santo di aprire il cielo su di noi quando noi ci apriamo lui coglie ogni occasione per operare e ci parla ci sono alcuni punti che ascoltiamo poi arrivano delle riflessioni io dico ci sono dei pensieri che vengono dal cielo pensieri che vengono dalla parola di Dio che sono alimentati dal cielo. Stamattina abbiamo letto un bel passaggio in un modo eh, chiaro, trasparente, commovente perché pure quello fa parte del cuore che si apre al Signore e ti senti così benedetto, così benedetta che... A volte il nostro cuore si commuove e grazie a Dio anche per quello, perché quelle emozioni belle che porta lo Spirito Santo sono di edificazione perché fanno una pulizia nel nostro essere, ci fanno sentire rilassati e lo ringraziamo col cuore. Mancano le parole, ma il cuore continua a far salire il vapore della lode verso questo grande creatore e salvatore Gesù Cristo. Vedi quello che abbiamo letto? C'è un verso che mi è restato proprio nel cuore. Ho detto: Ma questo verso è bello, è importante. Sono andato a rileggerlo e il Signore mi ha dato qualcosa che possiamo rileggere insieme stasera. Quello che noi stasera leggiamo insieme e quello che ascoltiamo che Gesù dice è così impostato. Gesù disse. Questo dello Spirito. Leggiamolo insieme nel Vangelo di Giovanni 7,39. Perché, come tu sai, abbiamo già letto stamattina, dal 37 al 39 questi ebrei facevano le funzioni di ricordi del popolo, cosa era successo. E lo rammemoravano, lo ricordavano e Gesù era lì, e alla fine disse che se avevano sete veramente. La roccia era lì, presente per far scaturire acqua in abbondanza, anche mentre erano lì. A quella festa che era restata arida, asciutta, erano restate solo le funzioni e i ricordi. Un poco come quei credenti che dicono 40 anni fa io incontrai il Signore e poi si sono persi per strada. 30 anni fa il Signore mi battezzò nello Spirito Santo, ma non parlano più in lingue. Lo fece, si impegnarono, dava l'impressione come se dovevano raggiungere, una volta che hanno detto poche parole in lingue. Sono arrivati come se avessero ricevuto il certificato che tutto va bene. Non, non passano negli atti degli apostoli che dopo il battesimo iniziò il ministero. Dopo il battesimo nello Spirito Santo cominciò il servizio. Ci sono alcune chiese pentecostali che cercano di incoraggiare la ricerca dello Spirito Santo, ma una volta che arriva la glossolaria il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo e poi si ferma, e lì comincia e quello si ferma, è come se devi salire al secondo piano, arrivi a metà scala e ti fermi, dove vai? Al secondo piano, ma stai fermo sul pianerottolo sottostante, non arrivi mai così, Dio ci deve aiutare. Beh, guardiamo quello che mi ha parlato stamattina, poi... Riflettendo, Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, poiché lo Spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Cosa facevano questi, questi ebrei in questa festa? Ricordavano ciò che era accaduto. Nell'Esodo 17,6, leggiamolo, un popolo ribelle che mormorava sempre, la fede era un po' come la nostra, ogni piccola cosa si lamentavano con Mosè, con Dio, che siamo venuti a fare e questo Dio ci ha portato qua. Ecco io starò dinanzi a te, dice Dio, no? Il Signore Gesù, sulla roccia che è in Oreb. Prima dell'incarnazione Gesù già seguiva il suo popolo. Tu percoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua ed il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. Dio stava rafforzando, du due cose stava stabilendo Dio nel fare questo. Stava ristrutturando Mosè come con l'autorità che aveva perché faceva cose che erano impossibili agli uomini perché li faceva Dio. E Dio manifestava che potevano aver fiducia in lui perché anche dalle cose impossibili lui non c'era nulla di impossibile. Dio stava rafforzando l'autorità di Mosè e dimostrava di essere presente con loro. Perché se no dalla roccia non può uscire l'acqua. Quando andiamo nel nuovo patto, in primo Corinzi capitolo 10 verso 4, le allegorie sono una cosa, la realtà è un'altra cosa. La parola del Signore ci dice tutti bevero la stessa bevanda spirituale, perché beveano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo che rivelazione potente Cristo prima dell'incarnazione già accompagnava il suo popolo ed egli era la roccia dal quale ne scaturiva l'acqua alleluia egli è ancora la roccia Dio ci deve aiutare Cristo prima dell'incarnazione era la roccia che doveva essere poggiata la loro fede senza vacillare, per poi riportare quella roccia al presente nostro, che non solo è la roccia che ne esce l'acqua, ma è anche la roccia sul quale noi dobbiamo costruire, poggiare la nostra fede in colui che cammina insieme con noi e costruire la nostra casa spirituale, la nostra vita spirituale. Guardiamo insieme in Matteo 16,18. Grazie Signore per la Tua parola. E io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Pietro è una pietra piccola, Gesù è la roccia. Su questa testimonianza. Guardiamolo insieme, rileggiamolo. Ed io altresì ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra. Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. I fratelli cattolici dicono che questo era il Papa e stiamo freschi se contiamo sul Papa, poverino pure lui, per tutti i problemi che tiene, per i problemi che ha creato e che si creano. Se contiamo su di lui, fratelli cari, state buoni, il cielo è finito. Dio ci aiuti. Se veramente, specialmente, più andiamo avanti, più peggiora la situazione, allora veramente il cielo lo guardiamo col binocolo. Dio ci deve aiutare. Leggiamo insieme. Egli è la roccia. Pietro è una piccola pietra. Pietro aveva ricevuto una parola rivelata da Dio. Leggiamo il verso 17. Ma che sei bello Signore, grazie. E Gesù replicandogli disse, tu sei beato, cioè tu sei felice Simone, figliuolo di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Cosa stava dicendo Gesù? Gesù ha detto che quello che è carne è carne, quello che è spirito è spirito è che noi abbiamo bisogno della rivelazione che ci dà il Padre. Dove fonda Gesù la sua Chiesa? Sulla rivelazione. Qui loda Pietro che ha ricevuto e gli, gli dichiara che quella rivelazione che ha ricevuto in quel momento non è sua natura, sua forza, ma è la rivelazione di dio non è né sangue né carne né da volontà di sangue né da volontà di uomo che ti hanno rivelato questo ma è il padre mio che è nei cieli qui comprendiamo che è una penetrazione della rivelazione divina nella nostra vita che apre le porte del cielo per comprendere senza la rivelazione noi stiamo all'oscuro siamo velati il nemico, il sistema di questo mondo, il peccato, ci ha velato la testa, ci ha messo il busca, non vediamo niente, non restiamo manco con gli occhi della mente aperti. Dal Padre mio, poggiato sulla pietra, roccia, Gesù, come Pietro stesso testimonia, guardiamo che ci dice Pietro al riguardo. In primo Pietro 2.5, Gloria al Signore. Come pietre viventi, noi credenti come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale? Stiamo costruendo la nostra casa spirituale della rivelazione che lo Spirito Santo ci porta? per un sacerdozio santo, per un servizio, il sacerdozio è il media, mediatore tra, tra gli uomini e Dio e tra Dio e gli uomini santo, per offrire sacrifici spirituali, parliamo sempre di cose spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo, cioè la base, la pietra, la roccia. È sempre lui, perché lui è la pietra angolare. Trova la pietra angolare, Matteo, che dice lo stesso Pietro. Egli è la pietra dagli edificatori disprezzata, ma diventata la pietra angolare sul quale noi costruiamo la nostra fede. L'hai trovato pietra angolare? Guardiamo Pietro ancora cosa ci dice, in modo che. Sto povero Papa non, gli ho, non lo appesantiamo che ci mettiamo che tutto lui ci deve fare lui non può fare niente, magari il Signore salvasse lui perché già che si è messo al posto di Cristo nella parola del Signore è pericoloso perché nessuno si può mettere al posto di Cristo e lui dice che, voi dite che sostituisce Cristo quando uno si mette al posto di Cristo vuol dire che è un anticristo fatto spostare Cristo e si ci mette lui ma facciamo fiasco così. Essere anticristi non vuol dire solo essere contro, ma mettersi al posto suo è come dire passi tu a fianco e io sto al posto tuo qua. Poiché si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chiunque crede in lui non sarà confuso. Questa è la testimonianza di Pietro. Per voi dunque, che credete, ella è preziosa, ma per gli increduli, la pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta la pietra angolare: eh? la pietra angolare per i costruttori era dove veniva poggiata la casa. È una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo per i religiosi. Per i religiosi Gesù è una pietra che ci inciampiamo dentro, per gli intelligenti è una, un sasso di intoppo perché porta delle logiche diverse dalle nostre, ma per coloro che credono è la pietra angolare sul quale noi costruiamo la nostra casa spirituale. Parlam parliamo sempre che la nostra vita è spirituale, noi siamo spirito dentro e abbiamo uno spirito che tocca lo spirito di Dio che viene ravvivato attraverso la nuova nascita. Beh, stiamo costruendo la vita spirituale nostre e l'intera chiesa su Gesù, cioè su Gesù, mentre noi abbiamo comunione con lui, costruiamo la nostra vita spirituale. Ma nell'insieme tante pietre viventi, stiamo costruendo la chiesa spirituale di Cristo, poggiata, guardiamo che dice, in Efesini capitolo 2 verso 20. Ma quanto è logica la parola del Signore, ma che bella, perché ci dà un quadro chiaro, come se vedessimo la costruzione che si sta svilupp sviluppando, ma pietra dopo pietra, lo stesso materiale della roccia che sta a casa, man mano che la edifichiamo, poi diventa la nostra abitazione. Essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso, la pietra ancolare. Beh, dopo aver letto questo, se ancora diciamo che la pietra è pietro, allora veramente dobbiamo chiedere al Signore che ci aiuti, perché vuol dire che abbiamo perso il lume della comprensione della lingua stessa che leggiamo. Ritorniamo dove siamo partiti. In Giovanni 7, 39 perché abbiamo preso le allegorie che parla perché la parola del Signore è piena d'allegoria, i ricordi dell'acqua, della vita che doveva essere la festa artificiale che ripetevano per ricordare l'acqua nel deserto, ma ora siamo a Cristo che dice, leggiamolo insieme. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in lui, poiché lo Spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato: non è che lo Spirito Santo non c'era, perché lo Spirito Santo è Dio ed è eterno: non era ancora stato riversato perché Gesù non era stato ancora glorificato, lo dice qua. Lo Spirito non era stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Chiusa la parte simbolica, passiamo a quella strutturale. Ora dobbiamo costruire la nostra casa spirituale, giusto? Giovanni dice, lo Spirito Santo non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Un chiarimento, qui lo dobbiamo avere, lo Spirito Santo è Dio e Dio è eterno. Lo Spirito Santo c'era, ma non era ancora riversato su tutti i servi e serve secondo la profezia di Gioele. Io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. Precedentemente c'erano degli uomini chiamati da Dio che facevano portavoce da Dio. Veggenti o profeti, come li vogliamo chiamare. Mentre Gesù stava parlando di un'altra cosa. L'abbondanza sta per venire, come dire, quelli che credono. Leggiamo insieme in 16, 7 di Giovanni. Ci porta passo dopo passo il cammino per comprendere. Pure Gesù stava parlando che lui fra poco doveva partire. I discepoli dispiaciuti, dicono: te ne vai, come facciamo? Che, che facciamo? Ma perché te ne vai? Ma stati con noi, noi abbiamo lasciato tutto per seguire te. Tu ci cominci a parlare che te ne vai, ma dove devi andare? Gesù dice. Pure io vi dico la verità, egli vi è utile che io me ne vada, perché se non me ne vo, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vo, io ve lo manderò. Oh, ecco come capiamo. Gesù aveva detto che ancora non era stato dato. Muo' comincia a parlare. Nel capitolo 7 di Giovanni dice parlava dello spirito che non era ancora stato dato. Voi dice, guardate che fra poco voi lo avrete, perché la preparazione per arrivare alla Pasqua e, e dare la sua vita come prezzo di riscatto si stava avvicinando. Ma per noi ora, che cosa ci dice? Leggiamo subito dopo che succede. Leggiamo insieme in atti 2, 33. Noi fondiamo la nostra fede sugli insegnamenti degli apostoli, dei profeti e su Gesù. Giusto? Vediamo gli apostoli che cosa dicono. Per noi serve adesso perché siamo passati nella nuova dispensazione della grazia e dell'effusione dello Spirito Santo. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Cosa vedevano? Cosa udivano? Vedevano l'effusione dello Spirito Santo in lungo e in largo. Alleluia. Ovvero, dalla potenza di Dio lui essendo seduto, essendo intronato sul trono insieme con Dio, Dio gli ha dato lo Spirito Santo che aveva promesso, ovvero dalla potenza di Dio la promessa che aveva fatto. Quando abbiamo letto prima in Giovanni 7:39, rileggiamolo un'altra volta perché c'è una preparazione logica, se no i nostri discepoli non potevano, e infatti non capivano come molte volte non capiamo noi, ma la rivelazione ci aiuta a capire, poiché lo Spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. In Atti 2.33 viene dichiarato che Gesù è stato glorificato, rileggiamolo un'altra volta, perciò noi possiamo andare a Lui con tutto il nostro cuore. Ora dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Che cosa vedevano? Che cosa udivano? Leggiamolo che cosa vedevano. Atti 2 e 4. Erano, il presente era invaso da persone. Che washakamasanda itaralla, ita Parlavano le lingue dello Spirito, loro non sapevano che dicevano, ma quelli che ascoltavano capivano tutto. E furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro da esprimersi. Alleluia. Nel verso 33 che cosa stanno parlando gli apostoli? Stanno parlando di questo evento, la conferma, la testimonianza. Leggiamolo perché così quando leggiamo la parola del Signore ci dà luce. Verso 33. Egli, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, dalla potestà, dalla potenza di Dio, Dio gli ha dato, abbiamo, avendo ricevuto dal Padre, Dio gli ha dato il permesso di mandare quello che il Padre e lui aveva promesso, e ha sparso quello che ora vedete e udite. Come dire, ora si è aperta la sorgente. Si è aperta per tutti, si sta allagando da tutte le parti. E infatti hanno allagato tutto il mondo allora conosciuto con questa benedizione che dilagava dappertutto. Più li perseguitavano, più diventavano forti perché lo Spirito Santo li accompagnava. Signore, aiutaci a ripetere, a rivedere, perché tu sei fedele, Signore. Si è aperta la sorgente. La roccia, quella roccia che seguiva il popolo, è ancora la roccia aperta. La roccia è stata colpita, cioè Gesù è stato colpito nel costato con la spada, ne è uscito fuori l'acqua, ne è uscito fuori quella, quella rottura, ne è uscita fuori la grazia per noi. Colpita, esce l'acqua spirituale per milioni che si avvicinano. Perciò dobbiamo andare a Gesù, se no restiamo nella confusione religiosa. Che oggi ce n'è che, oh quanti mi telefonano, quale chiesa devo andare e dove vuoi andare, ti devi lasciar guidare da colui che ti ha chiamato. Perché spesse volte ho dato degli indirizzi, ne sono stati tre o quattro volte e se ne sono tornati. Molte volte sono andati nelle chiese pentecostali perché noi siamo pentecostali, abbiamo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, però sono andati come sono andati se ne sono usciti. C'è scritto davanti alla chiesa, ma dentro c'è un mortorio che non finisce mai. Signore aiutaci. Dobbiamo cercare il Signore. Va bene. È aperta la sorgente, la roccia che è stata colpita, esce acqua spirituale per milioni che si avvicinano. Sono finiti i simboli ora con Gesù. I simboli, le festicciole religiose per ricordare. Adesso c'è l'acqua che si può bere. Ora dobbiamo bere, ci dobbiamo avvicinare. Non so tu quanti anni hai, se sei anziano, una volta. C'erano poche fontane nel paese, una, due, sorgenti, e si andava la mattina alle quattro a portare la bagnarola, dicevamo noi, no, la bagnarola, il, il, il recipiente per prendere l'acqua. Si mettevano in fila per aspettare. Sono venuto prima io, sei venuta prima tu, sentivi che le donne si tiravano i capelli perché no, che ero già qua. Io avevo lasciato il secchio, io avevo lasciato la bacinella ed ora. Ci dobbiamo mettere in fila verso la sorgente, sore, frate, non ci sono altre strade, l'acqua ce n'è in abbondanza, l'acqua della vita, ma è il distributore Gesù, Gesù, Gesù. Avvicinare a Lui, dirigere l'attenzione del nostro cuore solo ed esclusivamente verso di Lui. Tutti quanti ci dobbiamo muovere in quella direzione perché ormai le chiese sono fallite, le chiese sono diventate artificiali, stanno un poco e si perdono. Comincia il risveglio e si fermano, comincia il risveglio, nei secoli è stato sempre così, c'è un rinnovamento, Dio ci deve aiutare. Ho detto prima che pure le chiese pentecostali oggi, c'è scritto davanti chiesa pentecostale, ma quando entri dentro, se è battista, se è metodista, se è cattolica, a quelle evangeliche ci manca solo il campanello, perché i fratelli cattolici hanno il campanello, almeno sai quando ti devi alzare e quando ti devi sedere. Mentre noi nelle nostre chiese non abbiamo il campanello, qualcuno resta seduto che si è addormentato, perché non c'è il campanello. Signore abbassati per piacere, opera nella nostra vita stasera. Leggiamo insieme in 1 Corinzi capitolo 12 verso 13. Dio ci deve aiutare. Perciò dobbiamo dirigere la nostra attenzione verso il Signore. Vediamo la parola del Signore come ci consiglia. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo, immersione dello spirito in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito, questa è la chiesa spirituale di Gesù Cristo. E noi a quella dobbiamo bere perché prima c'erano solo giudei e greci, schiavi e liberi, adesso ce ne siamo, che ce ne siamo, che ce ne siamo di tutti i colori: mormoni, testimoni di Geo. Ehm, cattolici, protestanti, liberiani, ma che cosa non abbiamo? Figlio mio, tu, tu ti rovini, non sai dove devi andare. E poi la cosa peggiore è che quando parli con uno parla male dell'altro, uno c'è una versione, un altro, un altro, che alla fine entri nella confusione e dici non voglio credere più a nessuno e perdi l'anima, perché noi abbiamo un solo indirizzo, è Gesù. Infatti... Faglielo leggere alla sorella, lo leggiamo insieme a te, al fratello pure. Infatti, noi abbiamo ricevuto il battesimo in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci e schiavi e liberi, tutti siamo stati e dobbiamo essere abbeverati di un unico spirito, che solo Gesù è il. la Chiesa, il corpo spirituale. Siamo immersi nel corpo di Cristo nella Chiesa. Questa è un'esperienza da ricercare abbeverati, ci dobbiamo dirigere verso di lui. Perché non l'ha detto solo Giovanni nel capitolo 7, Gesù nel capitolo 7. Ma quando egli cominciò il ministero già fu, già fu detto da Giovanni Battista. Matteo capitolo 3 verso 11 che Gesù doveva fare proprio questo per gli altri e per noi adesso alleluia gloria a te Signore Giovanni che cosa dice io vi battezzo con acqua in vista del ravvenimento abbiamo bisogno di un ravvenimento vero serio Dobbiamo inserirci nella Chiesa attraverso il battesimo in acqua per la remissione dei peccati, ma con Gesù dobbiamo aspettarci ancora di più. Colui che viene dietro a me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Alleluia. Giovanni lo diceva a Battista. Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni, Gesù lo adempia negli atti degli apostoli, gli apostoli dicono che è stato glorificato e ora lo sta spargendo, noi ci dobbiamo avvicinare, dobbiamo andare a lui con tutto il nostro cuore, che egli ci salva, ci guarisce, ci battezza nello Spirito Santo e col fuoco mette una passione nuova nella nostra vita. Giovanni ci battezza in acqua e lui, Gesù, ci battezza con lo Spirito Santo che fa crescere la passione col fuoco. Non è che vedi fuoco, eh. è una passione interiore che ti fa venire la voglia di seguirlo perché è rigenerante e trasforma la vita. Gesù ci battezza con lo Spirito Santo e fa crescere la passione, fa crescere lo zero fa crescere la voglia di, stargli, di stare in comunione con lui, di essere ripieni della sua presenza, ripieni di Spirito Santo e camminare sotto la guida e l'unzione dello Spirito Santo. Prima c'erano le case come quelle di Cornelio, che non c'era scritto niente davanti alla casa, ma c'erano nella casa dei pentecostali. Perché lo Spirito Santo dice che mentre pregava, mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese e riempì tutta la casa. Davanti alla casa di Cornelio non c'era scritto casa pentecostale, però dentro c'era la potenza dello Spirito Santo all'opera in un modo potente. Io spero che diventi la tua casa la, casa, la casa ripiena di Spirito Santo, anche se non ci scrivi casa pentecostale. Prima c'erano le case, erano come la casa di Cornelio. Attenzione, io ho detto Cornelio perché è scritturale, ma io ricordo nelle case che il Signore operava in un modo potente, perché i culti si facevano nelle case, ognuno metteva a disposizione la propria casa. E durante la settimana andavamo un poco per parte a fare i culti nelle case, il Signore salvava, guariva, battezzava nello Spirito Santo. Davanti le porte non c'era scritto niente. Dio ci deve aiutare. Adesso c'è solo scritto davanti alle chiese: chiese pentecostali, ma dentro. Non c'è più. Dio ci deve aiutare. C'è scritto davanti alla Chiesa. Varebbe la pena togliere Chiesa, ognuno ci mette il nome suo pentecostale. Metteteci solo la setta che fate parte. Togliete pentecostale. Se non c'è la presenza dello Spirito Santo che vediamo l'opera togliete perché sennò no, qualche d'uno parte per andare alla chiesa pentecostale è già capitato che molti non ci sono andati più perché hanno trovato una chiesa pentecostale uguale a quella cattolica tu mi direi ma quella cattolica com'è? quella cattolica fino al 300 d.C. aveva una fede d'oro i principi sani e la presenza dello Spirito Santo si viveva a pieno titolo perché era una fermentazione potente. Dopo il 300 si è invertita la cosa. Avevano i calici di legno e la fede di oro. Quando facevano la Santa Cena, i battisteri e così via, i battisteri erano battisteri dove si immergevano nell'acqua perché abbiamo ancora in Italia i battisteri fatti così. Col passare del tempo, fino al 300, la Chiesa Cattolica aveva la fede di oro e i calici di legno. Quando è cominciata a crescere, ha cambiato. Ha preso i calici di oro e la fede di legno, una fede morta, che il Signore ci deve aiutare. Ma allora che dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare? Colui che ci chiama attraverso lo Spirito Santo, che inizia nella nostra vita una vita nuova, dobbiamo avere la forza di chiedere, di guidarci dove dobbiamo andare. Perché se capiti nella Chiesa sbagliata non puoi servire il Signore. Devi cercare il Signore anche come ti devi guidare per andare a portare il ministero o il talento che Dio ti ha dato. Perché se Dio ti ha dato un talento e non lo puoi sviluppare nella chiesa dove vai, che vai solo perché è più vicino a te, è come andare in un ristorante che perché è vicino a te, ma ogni volta che vai non ti mangi niente. Forse se devi fare 20-30 km e mangi, vale la pena che cerchi una chiesa dove ti senti inserita, inserito, che puoi sviluppare quello che il Signore ti vuole fare sviluppare, perché il meglio sta davanti. Una volta che tu incontri Gesù, Egli ti affida dei compiti e nel contesto della Chiesa ti devi trovare in una Chiesa dove lo Spirito Santo senti che ti guida. Vai una volta a una parte, una volta all'altra, ti rendi conto. Come quando ti vai a mangiare la pizza, se la fanno acida da qualche parte, vai a un altro ristorante. Sappi che lo Spirito Santo che ti chiama quando tu segui Gesù, Egli ti sa guidare e ti guida nella giusta direzione. Sai perché ti dico così? Perché io ho mandato centinaia di centinaia di centinaia di credenti, se non migliaia, indirizzi per dare indirizzi delle chiese e dopo mi hanno detto che, addirittura di quelli che mi hanno chiamato, mi hanno detto ma tu chi mi hai mandato, dove mi hai mandato? Mi hai mandato in una chiesa che il pastore dice che non devo seguire il 245, non devo seguire parole di vita, mi hai mandato in una chiesa che sono andato una volta e mi ha detto il pastore che devo sottoscrivere un modulo, che se devo partecipare nella sua chiesa ci devo andare e non devo andare più a nessun'altra parte, se no non mi accetta. Fratelli, devo firmare o che devo fare? Fratelli, ma che facciamo? Ma dove andiamo? Il Signore che ha iniziato in te un'opera buona. La vuole portare a compimento, ma ascolta, ti devi lasciare guidare dallo Spirito Santo, così come hai iniziato. Lui ti aiuta a trovare la Chiesa giusta, ti aiuta a trovare il lavoro giusto, perché Dio ha un grande interesse che tu possa portare frutto per la sua gloria. E se per caso ci sei, ascoltami bene, perché... Io so quello che dico e so quello che il Signore mi fa sentire che devo dire. E se ti trovi in una chiesa che Dio ti ha dato un dono e tu non lo puoi espletare, non lo puoi sviluppare, comincia a cercare intorno, anche se devi fare un po' di chilometri, vedi il Signore dove ti guida, che possa tu avere la possibilità di sviluppare il talento che Dio ti ha dato. Perché se resti dove sei e già tutto è occupato da chi manco, manco, manco ha ricevuto la chiamata, perdi la tua chiamata, si atrofizza quello che il Signore ha messo nella tua vita e non ti sviluppi. Fratello, ma come devo fare? Come hai cercato il Signore? Cerca la guida e spostati dove vedi qualche chiesa che... Ti piace come amministrano la parola. Non una chiesa alla papa maniera che tutto va bene, che basta che tocchi la porta santa e già sei salvato. Una chiesa che amministra la parola sotto la guida e l'usione dello Spirito Santo e che il Signore ti parla quando tu vai per ascoltare la sua parola. Ti senti edificato e dai la partecipazione. Chi ti vuole subito far firmare una carta che non deve andare più in nessun'altra parte, non accettare cose di questo genere, che il Signore vuole cambiare molte cose nella tua vita e dopo per scrupolo di coscienza resti là perché hai firmato. Il Signore ci ha fatti liberi e i religiosi ci vogliono incastrare, non sono molto interessati alla tua vita spirituale sono interessati per poi farti la proposta della decima che devi dare. Dio ci deve aiutare, perché molti oggi sono diventati predicatori, non pastori. Si mettono sul pulpito e predicano e poi se ne vanno. Non ascoltano le pecore, non si mettono per dire fammi capire dov'è il problema, come ti posso aiutare. Come puoi crescere? Come ti posso dare da mangiare? Come possiamo insieme sviluppare e produrre per il nostro grande padrone? Come possiamo portare frutto? Dio ci deve aiutare. Queste non sono critiche, questi sono insegnamenti che servono per chi veramente vuole servire il Signore. Questo non è criticare le Chiese. Qualcuno pensa che no, dobbiamo parlare di cose serie. Quando noi diciamo la verità che si vive in una chiesa e mettiamo in guardia i credenti di stare attenti, non è criticare la chiesa, non è criticare eh, il pastore, è vigilare sulle pecore ingenue che stanno cominciando a fare i primi passi attraverso la parola che gli parla e se vanno a cadere in questi pastori che li distruggono non va bene, Dio ci deve aiutare, perciò è importante fare che cosa allora? Colui che vi ha chiamati, c'è un verso che dice così Matteo, cercalo, che ha iniziato in voi un'opera buona, sai che è in grado Dio di darti le direttive che hai bisogno? Finché sei incerto, devi essere certo quando vai a una parte, se no, se ci sei, dove sei adesso? Se non puoi sviluppare quello che il Signore ti ha dato, spostati, fatti accompagnare. È meglio che ti costa qualcosa in più, ho detto prima, come la pizzeria, se ce l'hai a fianco stai sempre digiuno. Forse devi dare 10 euro a uno che ti accompagna, daglieli volentieri, ma almeno quando torni torni con una pancia che non, che non sai che cosa fare. Avendo fiducia in questo, leggiamolo insieme. Questo serve per te, sorre, fratelli, colui noi dobbiamo avere questa fiducia in colui che ci ha chiamato, che ti sa guidare. Leggiamolo, fammelo leggere insieme alla sorella. Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi, in te, in noi, un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Vedi, nella parola del Signore c'è tutto, ci sono tutti i consigli che noi abbiamo bisogno per ricevere direttive che dobbiamo dare. Dobbiamo fare però tre cose importanti. Leggere e ascoltare la parola e metterla in pratica. Pregare e avere comunione con il Signore continuo. E andare in una Chiesa che è importante ma che sia la Chiesa dove possiamo sviluppare il dono, il talento che Dio ci ha dato. Qualcuno che ci aiuta a crescere per sviluppare quello che ci ha dato il Signore. Il Signore mi ha dato questo, mi fa sentire questo. Fratello, come lo posso? Io voglio portare degli esempi. Se il Signore ti ha dato la, la voglia di portare un opuscolo, un trattato, ti devi armonizzare con il pastore che ti aiuta a, ti dà indicazioni, ti aiuta a crescere, non che ti blocca e ci mette quelli che sono già lì e che non sono stati mai chiamati e che addirittura in molte chiese pentecostali molti hanno mansioni di, nella chiesa. Che non sono battezzati nello Spirito Santo, scuole domenicali, monitori, monitrici che non sono mai stati battezzati nello Spirito Santo. Amministrano la parola perché diamogli qualcosa da fare perché se no quello poi lo perde il pastore e se lo tiene là. Tutte queste cose non dobbiamo permettere che crescano nelle chiese perché se no, dopo i nostri figli ne pagano le conseguenze. Noi dobbiamo vigilare che la Chiesa cresca sana sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo, perché allora vedremo la gloria del Signore. Dio sta preparando le anime perché deve arrivare una grande fusione dello Spirito Santo, ma sai chi ne viene escluso? I religiosi, perché secondo loro Dio si deve muovere come dicono loro. Così facevano al tempo di Gesù. Fanno discussioni. Per dire che quello non va bene, quello non, sanno tutto, Dio ci deve aiutare. Quando lo Spirito Santo si muove, noi ci dobbia, dobbiamo seguire quello che lo Spirito Santo ci dice, perché è Lui che ci ha chiamato, ci conferma, ci convince e ci porta avanti. Vogliamo pregare il Signore? Stasera vogliamo pregare per una cosa importante. Per quando il Signore ha iniziato un'opera, e gli dia la possibilità, se tu sei tra quelli, noi preghiamo per te stasera, insieme con tutto il cuore. Che il Signore ti trovi. Molte volte preghiamo per trovare la casa, altre volte preghiamo perché il matrimonio sia unito. Certo che c'è bisogno, altre volte preghiamo per la guarigione. Oggi abbiamo bisogno di una cosa: che il Signore ti guidi da metterti nella chiesa nel posto che Dio vuole perché tu lo possa servire. Se è una Chiesa che ci sono pure tre anime dentro, non ha importanza, basta che tu sei chiamata in quella. Lascia la confusione, che sei solo un numero, mettiti con chi insieme puoi servire il Signore e senti l'armonia e la presenza dello Spirito Santo e man mano cresci nella giusta maniera e diventerai una grande servente del Signore, un grande servitore del Signore, perché troverai pastori che si mettono vicino e hanno la passione di vederti crescere per servire il Signore. Dio ci deve aiutare. E un'altra cosa importante, che la tua casa diventi una casa di adorazione perché allora vedrai veramente la gloria del Signore, che la tua casa diventi come la casa di Cornelio. Ma sai che cosa ci vuole per diventare come la casa di Cornelio? Devi avere una grande voglia di adorare Dio, benedire Dio, cercare il Signore, invocare il Signore Gesù Cristo, permettere allo Spirito Santo di... Signoreggiare nella tua vita e sai sappi per certo che Lui ti guida, Lui ti guida. Non sei contento dove sei, non sei contenta dove sei, cerca, come cerchi tutte le altre cose nel naturale, non ti lasciar condizionare da nessuno, se no Cristo ti ha liberato e gli uomini ti imprigionano un'altra volta, Dio ci deve aiutare. Addirittura poi non puoi invitare chi vuoi a casa, non devi invitare il fratello Tizio, il fratello Gaio perché quello va in un'altra comunità e poi no, tu non ci puoi andare, ti sei inguaiato una vita. Dio ci deve aiutare, noi dobbiamo cercare il Signore e lasciarci guidare da Lui. Preghiamo il Signore, preghiamo che il Signore ti apra la strada perché ce ne sono molti che hanno questo problema, che sono nella chiesa sbagliata o cercano una chiesa. Signore, chiediamo a te di guidare. Vogliamo fare insieme, andiamo al Signore. Signore, tu sai quanto siamo quanti siamo, quanto siamo religiosi nella nostra Italia. E quando soffriamo, quando tu cominci un'opera nella nostra vita, perché molte volte le difficoltà sono create proprio dove dovremmo essere accolti come Nati di nuovo per crescere nella fede. Signore, ti preghiamo questa sera. Fa che lo Spirito Tuo Santo dia direttivi ad ognuno, ognuna che insieme siamo nella tua presenza. Signore, ti voglio presentare il fratello, la sorella che si trova in questa situazione. Sorella, alza la mano di là, voglio pregare insieme con te. Fratello, alza la tua mano verso il Signore. Se tu sei uno di quelli, stasera la parola del Signore dice che se due si accordano il Padre risponde. Se tu stai soffrendo dove sei? Se tu il Signore ha iniziato un'opera nella tua vita e cerchi una giusta collo collocazione, abbi fiducia che colui che ha incominciato in te un'opera buona la porterà a compimento. Ma preghiamo insieme il Signore. Alza la tua mano, alzala. Alzala, alzala, che il Signore ti manda qualcuno, ti fa incontrare qualcuno dove veramente tu puoi, veramente, veramente, veramente trovare il Signore. Gloria al Signore, gloria al Signore. Signore, noi veniamo a te, ti benediciamo, ti lodiamo, ti cerchiamo. Oh, cerchiamo la tua presenza, Signore. Alleluia! Sappiamo che tu ci sai guidare in un modo speciale. Ti presento la sorella, ti presento il fratello, che hanno questo problema perché tu ci sai guidare. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Tu dici: come mi può guidare? Ti voglio dare una testimonianza. Nel 2005 sono stato nel Togo. Sono andato per altre cose, c'erano delle cose da fare. Ho pensato tra me e me nell'albergo dove stavo, eppure vorrei visitare qualche chiesa qui perché ci sono sicuramente delle chiese. Come farò? Io sono anche iscritto come Gedeone, ho pensato se trovassi qualche Gedeone, qualcuno, e così pensavo dentro di me. Sono entrato nell'ascensore per salire al piano superiore dove dovevo andare a dormire e c'è entrato un altro signore. Ho detto: Voi dove siete, cosa fate? Mi ha detto: Abbiamo una riunione evangelica sopra. Ah, sì. E io domani mattina vorrei andare al culto alla tua chiesa dove sei? sei pente sono pentecostale. Domani mattina ti vengo a prendere. Io va bene, ma io intanto però ci vediamo domani mattina. Io pensavo che aveva la macchina, <ride> ha fatto intorno ai 15 chilometri a piedi per venire a prendermi per portarmi nella Sua Chiesa. Io era la prima volta che mi trovavo là. Io pensavo che era venuto con la macchina per prendermi. Abbiamo dovuto prendere il tassì per andare insieme. Però il Signore mi ha provveduto dove io volevo incontrare qualcuno per lodare il Signore insieme. Il Signore ti fa trovare chi deve. Poi... Essendo Gedeone, ho pensato, io forse posso trovare qualche Gedeone perché ci sono, e ho guardato sull'elenco, ho chiamato ad un fratello e mi ha risposto alla moglie che lui lavorava. E beh, ho detto, vabbè, lavora, allora ci risentiamo. Quel fratello è venuto la sera in albergo quel Gedeone, io ero uscito e poi sono andato a dormire, la mattina quando mi sono alzato sono sceso nella hall e ho trovato un signore seduto, mi ha detto il, 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 eh, il cameriere, questo signore cercava voi, ho detto io da dove vieni, da dove sono sei arrivato? Mi ha detto fratello, io ho lavorato ieri, sono venuto ieri sera verso le otto e sono stato seduto tutta la notte su questa poltrona per aspettare te che arrivavi adesso. Due cose ho chiesto al Signore, volevo andare in chiesa e il Signore me l'ha fatto trovare nell'ascensore. Volevo trovare un gedeone per condividere come andava l'opera. In quella, in, quella, in quella nazione ed è stato tutta la notte seduto per aspettare me questa è una testimonianza che ti serve sai perché fai leggere alla sorella cosa c'è scritto là vicino colui che ha cominciato in te un'opera buona sorella fratello la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ciò vuol dire la porterà a destinazione fino al ritorno di Gesù Cristo, che tu ti incontri con il Signore. Io avrei tante testimonianze perché il Signore mi ha dato grazia di viverle, però ti posso dire che Dio è fedele. Se cerchi una chiesa, se nella chiesa dove sei, non puoi sviluppare quello che il Signore ti ha dato questa sera stessa comincia a pregare il Signore e muoviti. Se una parte dei tuoi familiari vanno in una chiesa che tu non ti trovi bene, è meglio che vivi nella casa con i tuoi familiari per bene, ma vai nella chiesa dove Dio ti chiama che tu possa servire il Signore, perché oggi molti hanno perso la chiamata di Dio per accontentarsi di restare dove sono. Una sola volta tu hai la possibilità di servire Dio, mentre sei in vita. Se la perdi in questa vita non avrai più la possibilità di servirlo, ma non solo. Dio ti dice pure, ma io ti avevo indicato, io ti avevo detto, tu perché sei restato? Perché hai ubbidito agli uomini e non a Dio. I nostri padri nella fede, su quale è fondata la nostra costruzione spirituale è fondata su. Apostoli, profeti e gli insegnamenti di Gesù. Gli apostoli avevano una risposta sempre chiara, bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini. Quando qualcuno ti si avvicina per darti e per dirti che quello che stai facendo, se tu lo senti da parte del Signore, non è buono e tu lo senti da parte del Signore, gli Apostoli ti hanno lasciato una risposta importante. Bisogna ubbidire a Dio. E non agli uomini, fratello, fammi fare la volontà del Signore perché so che il Signore mi guida. Ci vediamo domani mattina per il culto. Continuiamo a pregare il Signore. Questi sono insegnamenti che ti servono perché il Signore sta formando una grande chiesa invisibile. Quello che è importante è che noi serviamo il Signore. Tu anche se stai all'altra parte del globo, la cosa che a me piace è che tu viva una vita con un rapporto continuo attraverso lo Spirito Santo con il Signore Gesù Cristo, perché allora tu puoi passare anche attraverso il fuoco, puoi attraversare qualsiasi acqua eh, di qualsiasi genere, tempesta di qualsiasi genere, con Gesù resti sempre neutralizzato in ogni situazione, perciò è importante che tu segui Gesù. Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina per la solita visita pastorale. Dio ti benedica, pace e buonanotte.